Questo pezzo lo vogliamo dedicare a tutti voi, a tutta la città di Milano. Secondo me era forse il fatto che passano gli anni e la testa è un ricordo che non si ferma mai. Un cinema muto che ancora mi parla di eroi di Malanni, una spina dorsale che pende soltanto verso i nostri guai. Poi quei campi affollati di morti e di sangue e gli schioppi e colpi brucianti nel cielo sereno, con un vento scontroso, spaurito, inesperto ed esangue, con quel vento che forse avrebbe fatto di meno, con quel vento che forse avrebbe fatto di meno. Pensarne uno uguale.
me sarà forse il fatto che passano gli anni. Ma anche se sono morto per te, sarò sempre Giovanni. Il bene comune, Marino Severin. Un applauso per Rogli che ha scritto il testo di Saint-Cobain. Oh, grazie. Forse un giorno ci diranno che tutto quello che avete ascoltato questa sera non è mai accaduto. Un giorno ci diranno che quelle di Sant'Anna di Stazzema e di Vinca e di Fivizzano erano delle bellissime, straordinarie scampagnate dell'SS. Però per questo abbiamo narrato questa storia. Abbiamo narrato la storia di due italiani, per niente speciali, due italiani. Giovanni Pesce, nome di battaglia Ivaldo Bisoni, Onorina Brambilla, nome di battaglia Sanda, detta Nori. Vi abbiamo raccontato questa storia per metterla in sicurezza, per salvarla dall'oblio, per curarla dalle ingiurie del tempo, per difenderla da Giampaolo Panza. E portarla fino ad oggi e consegnarla, spero indenne, alle nuove generazioni. Perché la memoria di Giovanni e Nori e soprattutto la memoria della resistenza non vadano mai smarrite. Buona fortuna a tutti!